un nuovo video tutorial, voglio mostrarvi come realizzare questo smanicato con taglio obliquo che io ho deciso di chiamare Friccia. Per poterlo realizzare ho utilizzato un filato nuovissimo invernale dell'Adrian Wool linea Frozen. Il colore che ho scelto io è il 304, che come potete vedere ha questo filato, ha una predominanza del bianco a cui però si alternano questi colori fantastici. Guardate qui che meraviglia! Voglio farvi vedere anche altri colori presenti sul sito, sono uno più bello dell'altro e guardate qui, questo ha molti altri più colori, oppure questo che ha le predominanze del verde o questo del blu. Vi potete veramente sbizzarrire a fare questo smanicato col colore che più vi piace. Ricordatevi sempre però che ognuno di questi colori ha come predominante il colore bianco. Per parlare, passiamo invece a quanti gomitoli ho utilizzato. Ogni gomitolo è da 100 grammi e ho utilizzato solamente due gomitoli per una taglia S per realizzare queste due mattonelle in obliquo che avanti e dietro. Per una taglia M e L ve ne occorrono tre. Naturalmente, se volete fare anche le maniche, aggiungete un gomitolo in più. E io ho lavorato sempre esclusivamente con un cento e numero 4,5. L'idea iniziale era quella di farci le maniche, di allungarla anche un po' sotto, però alla fine sotto avevo paura che non si vedesse più il taglio obliquo e per le maniche ho deciso di non farle perché mi piaceva già l'effetto che aveva così come smanicato da indossare sotto dei lupetti in modo tale da dare ai lupetti sempre di colore diverso che si abbinassero comunque con la lavorazione. In questo infatti momento io lo vedete è verde che richiama il verde. Potrei usare il marroncino che richiama il marroncino. Potrei utilizzare il nero per staccare ancora di più. Quindi mi piaceva l'idea di non farlo le maniche, però non vi preoccupate. Se nei commenti desiderate farne uno anche con le maniche, ne realizzeremo un altro, sempre dello stesso stile obliquo, però con un punto differente, a cui andare ad aggiungere anche le maniche. L'effetto obliquo è dato proprio dalla lavorazione, non ci sono aumenti, non ci sono diminuzioni, a parte i classici aumenti per poter far aumentare la nostra mattonella che parte da un piccolo rettangolo e va crescendo soltanto lavorando su due lati. Quindi non vi preoccupate, è facilissimo anche per le taglie più grandi e sono 4 giri che vanno sempre ripetuti. Una volta cuciti insieme, vedete le punte vanno cucite dalla stessa parte, si cuce lateralmente e sulle spalle. Detto ciò, spero che anche questa creazione un po' particolare vi piaccia, che desideriate realizzarla. Scusatemi, e se così mi raccomando, mandatemi poi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncinettando con Elsa o sul gruppo Facebook La libertà di uncinettare e sferruzzare, oppure potete taggarmi su Instagram dove mi troverete come Elsa Faccio. E noi come sempre ci vediamo poi al prossimo video tutorial. Per realizzare la nostra maglia io ho deciso di utilizzare il filato Frozen. Andremo a realizzare due mattonelle granny, però con un punto non granny, per la parte avanti e per la parte dietro, che poi andremo a cucire insieme e faremo poi la parte di sotto. Sono ancora indecisa se farò anche le maniche, deciderò man mano che, come sapete, inizio a fare la creazione. Bene, del Frozen io ho deciso di usare questo colore che è il 304, però qui ci sono anche altri colori presenti sul sito che sono uno più bello dell'altro, con predominanza del colore bianco. Detto ciò, lavoreremo con l'uncinetto del 4,5 e andiamo a creare un anello magico. All'interno dell'anello magico andiamo a fare 3 catenelle che sono questa prima maglia alta, rientriamo e andiamo a fare altre 2 maglie alte per un totale di 3 maglie alte. 2 catenelle, rientro e vado a fare un altro gruppo di 3 maglie alte. 1, 2, 3, 2 catenelle, rientro e andiamo a fare un altro gruppo di 3 maglie alte. 1, 2 e 3, 2 catenelle, 1, 2, rientriamo dentro per l'ultima volta e andiamo a fare il gruppo di 3 maglie alte, quindi 1, 2 e 3. Chiudiamo il nostro anello magico stringendo il filo e andiamo a chiudere la lavorazione andando a fare una catenella. Entro nella terza catenella iniziale e vado a fare una maglia bassa. Secondo giro vado dentro, prendo il filo e vado a fare una maglia bassa e 2 catenelle che rientro e vado a fare un'altra maglia alta. Una maglia alta su ognuna delle 3 maglie alte, quindi una, 2 e 3. Entro nell'archetto di 2 catenelle e vado a fare 2 maglie alte, una, 2
2 catenelle, rientro 2 maglie alte, 1, 2, una maglia alta sopra ogni maglia alta, quindi 1, 2 e 3, 2 maglie alte nell'archetto di 2 catenelle, 1, 2, 2 catenelle, rientro altre 2 maglie alte, 1, 2. Una maglia alta sopra ogni maglia alta, quindi una, due e tre. 2 maglie alte nell'archetto, una, due, 2 catenelle, 1 e 2, rientro 2 maglie alte nell'archetto. Una maglia alta sopra ogni maglia alta, quindi una, 2 e 3. Vado nell'archetto e vado a fare iniziale, vado a fare 2 maglie alte, 1, 2, catenella di separazione, entro nella terza catenella e vado a fare una maglia bassa. A questo punto andiamo a fare il nostro terzo giro. E andiamo a fare 3 catenelle che sono stata prima maglia alta, rientro dentro e vado a fare un'altra maglia alta. Una maglia alta sopra ogni maglia alta, una, due, tre, quattro, cinque, 6 e 7, 2 maglie alte nell'archetto, 1, 2, 2 catenelle, rientro 2 maglie alte nell'archetto e a questo punto di nuovo una maglia alta sopra ogni maglia alta, quindi una, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Una maglia alta nell'archetto, una maglia alta entrando nella seconda catenella. E abbiamo terminato così anche il nostro terzo giro. Come potete vedere, adesso non lavoreremo più intorno a tutta la mattonella, ma lavoreremo solo in due lati, uno e due. Questo ci permetterà di allargare la lavorazione, però non con questo in centro. Questo sarà la nostra base e andremo a lavorare sempre in giri di andata e ritorno per fino alla lunghezza che ci serve. I giri che andremo a fare adesso sono i giri che vanno sempre ripetuti. Quindi ci giriamo, quarto giro, quindi il quarto, il quinto, il sesto e il settimo sono quattro giri che vanno sempre ripetuti. Quindi andiamo a fare il nostro quarto giro e realizzo 3 catenelle che sono la prima maglia alta. Entro nella seconda maglia alta e vado a fare un'altra maglia alta. Catenella di separazione, salto una maglia alta, entro nella successiva e vado a fare un punto nocciolina prendendo il filo 5 volte. Quindi prendo il primo filo. Prendo il filo, rientro 2, prendo il filo, rientro 3, prendo il filo, rientro 4, prendo il filo, rientro 5. Chiudo tutti i fili sull'uncinetto e poi vado a fare 2 catenelle, 1, 2. Salto una maglia e ricomincio a punto nocciola, prendo 5 volte il filo, 1, 2, 3, 4 e 5. Chiudo e vado a fare 2 catenelle, 1, 2 e ricomincio da capo. Salto una maglia, entro una successiva e di nuovo vado a prendere 5 volte il filo, 2, 3, 4 e 5. Chiudo e vado a fare 2 catenelle, 1, 2.
Ancora quindi salto una catenella, vado nella successiva e di nuovo a fare un punto nocciolina, prendendo i fili 5 volte. 2, 3, 4 e 5. Chiudo e vado a fare 2 catenelle. Salto l'ultima maglia, vado direttamente nell'archetto di 2 catenelle e questa volta vado a fare sempre il mio punto nocciola, quindi prendo 5 volte il filo, 2, 3, 4 e 5. Chiudo, questa volta faccio 3 catenelle, 1, 2, 3. Prendo il filo, rientro di nuovo un punto nocciolina, quindi 1, 2, 3, 4. 5, chiudo 2 catenelle, 1 e 2, salto la prima maglia alta, entro nella seconda e di nuovo il punto nocciolina, 1, ops, ho tirato troppo, scusatemi, quindi 1, 2, 3, 4 e 5, chiudo. E vado a fare 2 catenelle. E ricomincio da capo. Scusatemi, devo tirare un po' il filo perché altrimenti mi scoccia. Eccomi. E quindi salto una catenella, entro una successiva, punto nocciolina. Quindi prendiamo sempre i nostri 5 fili sull'uncinetto, 4 e 5 e chiudiamo. 2 catenelle e di nuovo salto una maglia, entro una successiva, punto nocciola. 3, 4 e 5. Le chiudiamo insieme. 2 catenelle. Andiamo a fare il nostro ultimo punto nocciola. Quindi salto una catenella e di nuovo. 2, 3, 4 e 5. Chiudo insieme. 2, una catenella, scusate, in questo caso una catenella, salto una maglia, entro nella successiva e vado a fare una maglia alta. Entro nella terza catenella, che qui ho levato la mia prima maglia alta, e vado a fare un'altra maglia alta. Ho terminato così anche il mio quarto giro. Mi giro con la lavorazione e vado a fare il mio quinto giro. Quinto giro, mi giro con la lavorazione, vado a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, una maglia alta sopra la maglia alta, una maglia alta nell'archetto, una maglia alta in questo forellino che si è creato sopra il punto nocciolina, mi avvicino così si vede meglio, e vado a fare maglia alta e continuo così per tutto il giro, maglia alta nell'archetto, maglia alta nel forellino. Maglia alta, scusate, mi ritiro di nuovo il filo nell'archetto, maglia alta nel forellino, maglia alta nell'archetto, maglia alta nel forellino, maglia alta nell'archetto, maglia alta nel forellino. Sono così arrivata all'angolo. All'angolo devo andare a fare una maglia alta. 3 catenelle, rientro un'altra maglia alta e ricomincio da capo. Maglia alta nel forellino, maglia alta nell'archetto, maglia alta nel forellino, maglia alta nell'archetto, maglia alta nel forellino, maglia alta nell'archetto, maglia alta nel forellino. Maglia alta nell'archetto, maglia alta nel forellino e vado a terminare il quinto giro facendo maglia alta nell'archetto, una maglia alta sopra le ultime due maglie alte, una e due. Ho terminato così il mio quinto giro. Ci giriamo con la lavorazione e andiamo a fare il nostro sesto giro, che è semplicissimo. 3 catenelle. Una maglia alta sopra ogni maglia alta. Quindi davvero semplicissimo. Lo faccio insieme a voi perché voglio arrivare all'angolo e farvi vedere come andare a fare il nostro angolo. Quindi maglia alta sopra
sopra ogni maglia alta finché non arriviamo al nostro angolo. Arrivati all'angolo andiamo sempre a fare maglia alta nell'archetto, 3 catenelle, rientriamo maglia alta e poi andiamo a lavorare normalmente, una maglia alta sopra ogni maglia alta. Procediamo fino alla fine il nostro sesto giro. Quindi ho terminato il mio sesto giro, mi giro e vado a fare il mio settimo e ultimo giro. Quindi 3 catenelle, 1, 2, 3 e di nuovo una maglia alta sopra ogni maglia alta. Quindi sono 4 giri davvero semplicissimi, si ripete dal quarto, quindi quarto, quinto, sesto e settimo giro. Il quinto, scusatemi, il sesto e il settimo sono uguali perché andiamo a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta. Io continuo a fare una maglia alta sopra una maglia alta fino ad arrivare all'angolo per farvi rivedere come andare a fare l'angolo. E poi, una volta terminato il settimo giro, vi farò vedere come ricominciare con il quarto giro. E ripeteremo questi 2 giri fino ad arrivare alla lunghezza desiderata. Il rettangolo deve essere largo quanto le vostre spalle o i vostri fianchi. Io vi consiglio più i vostri fianchi, quindi diciamo che perché o il seno o i fianchi, dipende da cosa avete più grande. Io naturalmente ho più grandi seni, quindi i fianchi, quindi mi vado sulla larghezza dei fianchi. E poi faremo un'altra mattonella identica, ripetendo sempre questi giri. Sono all'angolo. Angolo, maglia alta, 3 catenelle, rientro maglia alta e di nuovo maglia alta sopra ogni maglia alta. Dicevo, quindi io di circonferenza fianchi sono 82 centimetri, quindi ogni mio pannello deve essere almeno di 40 centimetri, però io scusate di 42 centimetri, in modo tale che i 2 pannelli siano un po' più larghi della mia circonferenza di 2 centimetri. Questo mi permetterà di chiudere la lavorazione e di vedere poi sotto come andare a lavorare la nostra maglia una volta cuciti insieme le 2 mattonelle. Quindi adesso continuo a lavorare fino ad arrivare alla fine del settimo giro e vi faccio rivedere un attimo come andare a lavorare di nuovo il quarto giro. Quindi sono arrivata e bisogna ricominciare il quarto giro, quindi sempre 3 catenelle che sono la prima maglia alta, una maglia alta sopra la seconda maglia alta, catenella, salto la prima, vado nella seconda e vado a fare la mia nocciolina, quindi 5 volte tiro il filo, chiudo i fili e vado a fare 2 catenelle. Mi raccomando, per vedere di stare facendo bene, ecco. Quando andiamo a fare il giro con le noccioline, la nostra, quando andiamo all'angolo, l'ultima nocciolina deve essere fatta sopra la penultima maglia alta e poi andiamo a fare le 2 noccioline all'interno del nostro angolo. Poi si salta la prima maglia alta, si fa dalla seconda il punto nocciolina e si termina sempre con 2 maglie alte. Quindi si inizia con 2 maglie alte, si termina con 2 maglie alte. Vedete, questa è la nostra mattonella che cresce. Io naturalmente finirò entrambe le mattonelle, vi dirò quanti giri ho fatto, quanti giri secondo me dovreste fare per le taglie più grandi e poi vi farò vedere appunto come cucirle insieme creando gli scalfi e poi lo scollo e poi andare a lavorare la parte di sotto e deciderò man mano appunto se andare a fare anche poi le maniche. Allora, ho finito la mia prima mattonella, ho ripetuto i 4 giri per 9 volte, questa era la prima volta, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, terminando proprio con i 3 giri di maglie alte. Quindi da qui a qui a me sono 43 centimetri. Noterete, e non vi dovete preoccupare, quando andrete a fare la mattonella, che qui non è lineare, vedete, va un po' qui a scendere ed è l'effetto che voglio, perché voglio appunto
che questa mattonella vada a scendere di un lato, da un lato rispetto all'altro. Ora io andrò a fare un'altra mattonella uguale e poi andrò a unire le due mattonelle insieme. Quindi vedete, ripeto, quindi non vi preoccupate se vedete che qui tira di più, è l'effetto desiderato. Voglio che sia come una freccia e che quindi la maglia abbia questo effetto, che da un lato scende di più rispetto all'altro lato. L'importante, come potete vedere, è che qui è dritto e anche lateralmente, quindi lateralmente si potrà andare a cucire con l'altro pezzo. Fatto l'altro pezzo, io poi vi farò vedere come sono andata a cucire, di quanto sono andata a cucire le due mattonelle insieme. Allora, io ho terminato anche la seconda mattonella, questa era la prima, questa è la seconda. Mi raccomando, per le taglie più grandi rispetto a me, taglia M secondo me dovete andare a fare almeno un motivo in più rispetto a me, quindi 4 giri, taglia L almeno 2 motivi rispetto a me. Alla fine ho deciso di non fare né le maniche né altro, perché mi piace il fatto che sia obliqua sotto. Adesso qui non si vede bene perché ho cucito in alto, però indossata si vede proprio che fa questo effetto obliquo. Sulle spalle io sono andata a cucire per 7 centimetri sia a destra che a sinistra. Per lo scalfo, siccome non volevo andare a fare la manica, ho lasciato 15 centimetri aperti e sia avanti che sia a destra che a sinistra, e poi sono andata a cucire sotto. Naturalmente la cucitura di questo lato è più lunga rispetto a questo, proprio perché, come potete vedere, qui scende di più. Per le taglie più grandi, taglia M, è andata a cucire di almeno 8 centimetri lo scollo, poi se lo avete ancora più chiuso cucite un po' di più. Per la taglia L è andata a cucire almeno per 9 centimetri. Per quanto riguarda le maniche, chi vuole fare le maniche rispetto a me, taglia S, allora andate a cucire a un po' di più, quindi lasciate liberi solo 14 centimetri e poi andate a fare la manica. Per la manica io vi consiglio di iniziare a lavorare con le maglie alte, quindi 3 giri di maglie alte, poi andate a fare il punto nocciola. State tenete presente che il numero di maglie alte deve essere un numero pari, quindi divisibile per 2, in modo tale che quando andrete a fare il quarto giro, quello con le noccioline, perché ho detto fate prime 3 giri di maglie alte, dovete fare una nocciolina e lasciare una maglia alta libera, quindi avete bisogno di un numero pari. Taglia M, taglia L, se non dovete fare lo scalf, le maniche, gli scalfi fateli di 1 centimetro più larghi rispetto a quelli che fate solitamente per le maniche, quindi lasciate 18 centimetri taglia M, 21 centimetri taglia L. Però se invece volete andare a fare le maniche, cucite normalmente quando fate lo scalfo e poi andate a fare le maniche. Io, come vi ho detto, preferisco lasciarla così perché mi piace senza maniche, però nulla vieta che se volete faremo una mattonella un po' diversa, sempre con questo fatto che scende da un lato, e andremo a fare anche le maniche. Quindi, detto ciò, anche questa creazione è terminata.